Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Siamo il Team Calderoni, sono Matteo. Ciao a tutti e con me Giacomo. Buonasera ragazzi. Allora, stasera si parte con lo starter deck, facciamo un confronto veloce, due riflessioni e vediamo qual è il migliore da comprare. Allora, dai, parte Matteo con l'analisi e io poi lo inseguo. Iniziamo dallo starter deck Ember Sapphire, giallo-blu. Zoomiamo un po'. Allora, abbiamo un early game, guardando le due prime file, molto forte. Quindi la board inizialmente sarà sicuramente di questo mazzo. Iniziamo già dai pezzi a costo 1, le creature entrambi costo 1, 2-2, quindi molto, molto forti. Abbiamo un oggetto che ci aiuta a pescare in caso le Faux, che da questo set andrà in sinergia con Gaston, che era Grazie. rimasto un po' in dubbio questo effetto. E poi abbiamo alcune carte del primo set: Filottete, Belle, e nell'altro mazzo abbiamo Eric e altri. Abbiamo il Duca, che dà più un attacco a principi, regine, re e principi. E niente, il mazzo in early game, ripeto, è molto, molto stabile, molto solido. E quindi, appunto, avrà un vantaggio nei primi turni. E come potete ve vedere, c'è Biancaneve e poi Sette Nani. E abbiamo molte sinergie con gli item, diciamo, una sinergia di questo set. Abbiamo Udi Ops e Iram Revshem, che distruggono gli oggetti e pescano carte. Abbiamo azioni che contrastano la board come Lunch, anche questa va in sinergia con gli oggetti, quindi giocare gli oggetti sono molto fondamentale, cioè, proprio una delle chiavi del mazzo, a differenza del set precedente, dove personalmente io il 90% degli oggetti che pescavo dagli starter era mana, erano davvero inutili. Esattamente. Scendendo, troviamo i vari drop a 3, quindi curva davvero molto bassa, 4 4-4-4 e poi ovviamente due carte a 5 e a 6. Però io direi che la curva si può interrompere a 4 e sfruttare al massimo tutte le creature come tali e non come mana. Poi dipende uno se pesca la regina o Gaston, c'è sempre lo shift da non scordarsi. Ecco, quindi io direi queste cosine da questo mazzo. Te, Giacomo, vuoi aggiungere qualcosa? Allora, in questo mazzo comunque allora, abbiamo il pacchetto Sette Nani che chiaramente non è male, abbiamo Biancaneve che comunque aiuta a tenere la botta con i trade, però carte particolarmente forti, forti, forti che potrebbero rompere il vostro pre-release non ci sono. Chiaramente forte lo Shift 2 con la Queen, Gaston è una carta che mi piace un sacco, però chiaramente costa 6. E quindi potrebbe costarvi un po' troppo mana se non fate lo shift. Nico Robin non è decente in limited, però avere due carte in meno non mi pare il massimo. Esattamente, nonostante non sia una carta brutta, che dice quando stappa, se abbiamo due pezzi più sul board, guadagniamo due di lore. Non è niente di che. È carino, però un 2-6 a 6, insomma, siamo Infatti, non abituati. ci sono carte che ripristinano, che mettono ready, giusto? Ora mi è venuto questo dubbio. Però No, magari. No, non no. ci. Sto guardando una dozzina di uova Sì, che che dà resist più 2. da Resistance. Non è male pure Resistance più 2, però comunque è una canzone un po'. Molte volte la metterete mana, purtroppo. Non mi pare così un granché. Invece non è male la canzone Limited, quella della
Painting the Rose Sì, Red. esattamente quella. Mi è venuta in mente la canzone che cantano le carte quando vedono la liscia. Sì, esattamente. Questa in verità non è neanche brutta. Abbiamo tantissimi drop a 2, la canteremo 100%. Comunque cicleremo una carta, tappando una carta. Un problema di questo mazzo è che abbiamo molti item, che non è una cosa brutta. Il problema, se ora giriamo sull'altro mazzo, è che l'altro mazzo c'ha due spacca item già di base. Quindi noi già andiamo con un 2-3-3, con due di lore, che spacca un artefatto, cioè che spacca un item, e già questo è un problema perché non useremo molte carte che invece ci sono già nello starter deck, quindi purtroppo quest'acciaio potrebbe solo per queste due carte già parte in vantaggio. Allora, l'early game in verità non è male, però abbiamo anche qua 6 drop a 1. Abbiamo due Eric e due Cinderella, poi abbiamo due Merlini scoiattolo e tre serpentelli a tre, che comunque è Cusco. Poi abbiamo gli Hei, abbiamo Hercules, comunque abbiamo anche in questo mazzo molto early game vario e non è male. Il problema è che anche qua questo Hei viola che dice quando questa creatura viene distrutta in combattimento si ritorna in mano. Quindi te ti ritroverai molte volte con una creatura che tu, con il tuo bianco-blu, non puoi uccidere. Perché questo 2-1 ti distruggerà la board, cioè il limited, la gestione delle risorse è molto più importante. Nel momento in cui tu hai una creatura che attacca, o che questa, o che tradi, e che muore, ritorna in mano, crea un enorme vantaggio. Quindi ce ne sono addirittura tre, quindi tante risorse. Cioè, questa è una bella carta in limited che aumenterà parecchio le vostre risorse giocabili. Poi in più c'è anche l'item al 2 dall'altra parte, Mouse Armor, che tappandolo darà più una resistenza a una tua creatura fino alla fine, fino all'inizio del tuo prossimo turno. Tanta roba, sì. Questa è forte, cioè questa è in limited, in costruito no, ma in limited, booster draft, in sealed deck, questa è una carta che fa la differenza, perché comunque in limited è un gioco ancora più di trade, quindi avere una carta che ti aiuta così tanto, secondo me, boh, poi è anche... Vogliamo ricordare anche l'effetto di Resist, che cosa fa, perché ci sono anche altre carte con questo effetto. Resistance dice che ogni qualvolta che una creatura subisce danno, sottraete a quel danno il valore di resistance. Vuol dire che, esempio, Tiana, ora Matteo sta fermo un secondo, Tiana è un 1-4 a 4, però ha resistenza 2, cioè vuol dire che se voi avete 22-2 e l'attaccate, Tiana non subisce danno, cioè tutti i danni inflitti da fonti vengono prevenuti di 2. Vuol dire che se voi avete solo 2-2 nel mazzo, e Tiana non lo potete uccidere. Se l'attaccate con un 3-3, lei subisce un solo danno. Quindi è veramente resistenza. È veramente resistente. Quindi anche questa è una tematica che che il limited è molto forte. Ad esempio, probabilmente Tiana è una delle carte più brutte che avete nel vostro mazzo, perché l'abilità non la farete mai, non la farete mai, cioè è la super rara brutta dei due mazzi, perché nel bianco blu c'è la super rara molto migliore. Però questo 2 di resistenza, secondo me la renderà molto insidiosa e difficile da togliere. Chiaramente la Queen è molto più forte dall'altra parte, ma il mazzo in sé purtroppo è evidente che è abbastanza sbilanciato anche a sto giro, secondo me, perché alla fine questo viola acciaio c'ha delle carte veramente forti. Sembrava all'inizio, dandogli un'occhiata abbastanza alla pari giocabile, però se si analizza bene le carte,
Forse questo acciaio viola è più forte, anzi, secondo me, non senza forse. Ci sono delle belle risorse: c'è questo EE che non si toglie, c'è l'armatura, c'è il fatto che voi rompete l'item all'avversario, insomma, c'è la bestia. Poi che dici, Forse Matt? in mirror, appunto, collegandomi con la bestia, EA potrebbe essere... cioè, mirror, EA non è così forte perché c'è la bestia, ho fatto il ragionamento all'incontrario. Però, appunto, nel caso in cui riesci a giocarne tre, di EA, attacchi, 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 c'è Mercer, vanno in sinergia con Merlino, e quindi si ritorna sempre... nei vari matchup, cosa usare come mana, eccetera. Quindi state attenti, magari ci saranno molti mirror e non sarà così forte, però No, quello è vero. c'è Però sempre Mouse. con bianco-blu avete un bel vantaggio, quello sì. Ok, quindi la nostra provo a metterli tutti e due. Ora non mi fa. Vabbè. Possiamo fare una terza analisi che è molto spicciola. Quali carte posso utilizzare dopo l'evento? Cioè, se io prendo bianco-blu, no? Dentro ho la regina, un Gaston, parlo di carte rare, ho una regina, un Gaston e un dottor Favichlan, l'1-6. Sì. Allora, secondo me, una, due e tre sono carte giocabili. 1, 2, 3, cioè non probabilmente comprando questo mazzo non comprate tre rare che non fanno niente, secondo me. Nico Robin mi sembra che sia la terza rara, a me non piace per niente, però le altre tre sono giocabili. La Queen secondo me in bianco acciaio si potrà giocare tranquillamente visto che c'ha Shift 2 ed è un drop a 5. Quindi potrebbe essere giocata. Quel Gaston a me piace tantissimo. E Sto bene. quel Fashion, secondo me, si giocherà nello stesso mazzo di Gaston, magari col rosso o con l'acciaio, per tenere il bordo. Quindi niente male. Comunque qui non comprate spazzatura, cioè non comprate carte che buttate nel cassonetto. Qui le altre alla fine sono tutte giocabili. Sì, poi c'è chi magari già vuole giocare for fun il mazzo sette nani, già qui abbiamo una bella base, insomma. Sì, indubbiamente. Mentre Dall'altra parte dall'altra abbiamo. parte, vabbè, sicuramente Madame Mim e i Merlini sono interessanti. La Madame Mim, il serpente, ma soprattutto la volpe, soprattutto quest'ultima è fondamentale. I Merlini sono quattro, ma quelli fondamentali sono la capra e il coniglio, secondo anche i nostri test. Però magari il limited tutto può essere utile, anche perché comunque magari appunto un Merlin granchio che da challenger più 3 sicuramente in mirror fa la differenza avendo alcune Succo. carte con resist. Quello sì. Poi comunque di rare qui che abbiamo? Abbiamo Kronk che alla fine non è neanche male, cioè costa 6, 4, 5, resistenza 1, che dice Ma durante il tuo turno quando questo carattere attacca e distrugge il pezzo avversario, qui scatta una carta, giusto? no, fai due danni a una creatura, quindi ricorda l'effetto di Sì, fa due danni. Campanellino a 6. Sì, beh, non è neanche male. Sì. E Non è male. poi un'altra rara Merlino Coniglio, che nel nostro mazzo giallo-viola sta funzionando molto bene. E nonostante, ecco, che magari appunto sarà detto, almeno io ho detto che un 4-2-3 di statistiche non era granché, però giocandolo riusciamo a giocarlo anche turno 2, insomma, se ci gira bene il mazzo, quindi molto forte. Diana ha un effetto molto forte in costruito, come ha detto prima Giacomo, resist più 2, quindi è anche difficile da buttarla giù. Non lo so se Benja sarà giocato, alla fine Si può giocare. dipende un po', sì, dal meta, perché alla fine la bestia acciaio è forte perché ha lo stesso effetto.
Però costa 5, Costa 5 può cantare, quello sì. Però magari sono molte canzoni a 3, bisogna vedere, sì. Bisogna vedere come si sviluppa il meta. Comunque i mazzi sono abbastanza equilibrati, non c'è un mazzo che spicca al 100% o che sovrasta l'altro. Noi, per sensazione, ci sembra che il giallo, scusate, che il viola acciaio sia un po' più consistente contro il bianco-blu, perché ci sono delle carte che secondo me sono fatte proprio apposta contro il mirror match, tipo il 2-3-3 che distrugge l'item. Eh sì, questo sì, questo è fondamentale, sì. Questo potrebbe dare veramente noia. Tutti e due mazzi hanno due evasivi. Qui abbiamo Dottor Farsilier 4-2, 4-2 a 4, e dall'altra parte c'era una carta blu uguale. Sì, uno. Ah no, questo non c'è evasivo, questo c'ha imbersagliabile. Word, sì. No, evasivo forse non c'è. Non c'è nessuno, quindi addirittura Farsilier potrebbe Ah no, essere della Crudelia. Sì. ma solo nel tuo turno? Solo nel tuo turno c'è evasivo. Vabbè, è una soluzione, diciamo che ce l'hai una soluzione nel mazzo, però non è uguale. Queste sono le nostre impressioni. Scrivete voi quello che ne pensate nei commenti e ci Fateci sentiamo. sapere, sì, esatto, come va il pre-release, fateci sapere, insomma. E in bocca al lupo a tutti, grazie per la visione. Un bacione e alla prossima. Ciao ciao. Ciao.